Grande soddisfazione per Giuseppe Filppi, l'ostacolista dell'Atletica Agropoli, per il secondo anno consecutivo è campione italiano. A Rieti, nella finalissima, ferma il cronometro su 13,93. Sì, è una bella soddisfazione, perché quest'anno partivamo insieme ad Angelo senza obiettivi e quindi il ritrovarsi lì a Rieti agli italiani con il primo accredito e poi dopo 3 turni di gara arrivare a vincere è veramente una bella soddisfazione. Un successo che vale doppio, anche perché Filppi arrivava a Rieti dopo aver saltato la prima parte di stagione per infortunio. L'obiettivo adesso è Boras, in Svezia, per i campionati europei. Questo è l'appuntamento, diciamo, clou dell'anno e quindi adesso manca poco più di un mese, quindi testa gli allenamenti per Boras. Raggiante anche il suo coach Angelo Palmieri. Sì, diciamo che finalmente possiamo dire che questo titolo italiano vale più di tutto quello che ha vinto finora Giuseppe. Non era un titolo italiano fortemente aspettato per le problematiche che ci sono state durante il periodo invernale, ma abbiamo dimostrato che l'Atletica Agropoli non è solo Angelo Palmieri e Giuseppe Filppi, ma è un'equipe, un gruppo di lavoro. Al risultato di Filppi si aggiungono le finali raggiunte da Chiara Tarani nel lungo e Cristiano Di Lascio negli 800. Per Spinelli, Letteri, Romano e Cordella invece rimane la gioia di aver gareggiato con i migliori atleti italiani di categoria.